L'associazione culturale La Gente d'Abruzzo torna a interrogarsi sulla sicurezza nelle scuole a Chieti, in particolare all'indomani della fine delle restrizioni decise dal governo. Quello che stupisce è comunque una mancanza di dialogo, in particolare con l'amministrazione, che reclamate. Ma certamente sì, all'indomani della cessazione dello stato di emergenza noi siamo seriamente preoccupati del fatto che questo venga interpretato come un segnale di liberi tutti. Da tempo noi stiamo chiedendo l'istituzione di un tavolo tecnico permanente, una sorta di unità di crisi che metta in sinergia i soggetti istituzionalmente preposti a garantire la sicurezza nelle scuole, che sono il sindaco e l'assessore alla pubblica istruzione, che è il prefetto, che sono i dirigenti scolastici e la ASL. Ci risulta che un tavolo del genere era nato in prefettura qualche mese fa. Noi vorremmo sapere se questo tavolo funziona ancora, se questi soggetti si incontrano. Insomma, vogliamo sapere se c'è dialogo serio e costruttivo fra questi che sono gli interlocutori che devono garantire la sicurezza nelle scuole ai nostri figli. Un'altra cosa che noi vogliamo sapere per l'anno prossimo, perché il Covid ahi noi continuerà ad esserci, se l'amministrazione comunale ha in animo di iniziare questo discorso di programmazione affinché l'anno scolastico del 2022 riprenda in assoluta sicurezza. C'è poi un problema legato alla sua richiesta, che è stata non ascoltata, di installare dei depuratori per l'aria in una scuola in particolare, in un comprensivo. Il secondo sistema per garantire l'ottimizzazione del mantenimento della qualità dell'aria è quello di installare dei semplici purificatori o dei sanificatori, che sono dei presidi domestici. Tantissimi comuni in Abruzzo si stanno già dotando di questi purificatori. Noi abbiamo lanciato ad ottobre un'iniziativa pilota. Io ho scritto alla preside, ho scritto al sindaco, ho scritto al prefetto, ho detto iniziamo questa iniziativa, lancio questa iniziativa, acquistiamo dei purificatori. Mi è stato risposto in un primo tempo di sì, addirittura erano stati individuati anche dei fondi scolastici. Il Consiglio d'Istituto ha approvato questa iniziativa. Non riesco a capire perché questa iniziativa si è bloccata